Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sì, Apple è impazzita. Perché vi dico questo? Ovviamente è ironico l'impazzita all'interno del mondo Apple, però ritengo che sia la parola giusta per descrivere quello che Apple ha cambiato nel modo di pensare con gli ultimi iPhone. Ma andiamo con ordine e vi spiego tutto passo per passo. Allora, secondo me sono quattro i punti in cui Apple ha dimostrato di essere impazzita. Allora, punto 1, il prezzo. L'iPhone 15 Pro è diminuito di 100 euro in Italia rispetto alla versione 14 Pro, quindi questa è una cosa veramente assurda per Apple, mentre il 15 Pro Max, cioè questo, non è diminuito di prezzo, ma allo stesso prezzo del 14 Pro Max ci sono stati dati 256 giga di memoria anziché 128. Quindi è sempre un abbassare il prezzo, perché l'anno scorso ovviamente il 256 sarebbe costato 100 euro in più del 128, ma siccome che il 128 è stato abolito nel Pro Max si parte da 256 e viene dato lo stesso prezzo del 128, mentre nella versione Pro non Max è disponibile ancora il 128 ed è stato abbassato di 100 euro. Quindi questa già è qualcosa che va contro alle solite filosofie di Apple, dove i prezzi sono sempre in aumento. Questa volta perlomeno in Italia c'è stato un ribasso. Secondo punto che ha sicuramente dimostrato che Apple sta impazzendo è il fatto che, come sapete, quest'anno è stata introdotta la presa Type-C anche negli iPhone, una cosa che ormai si sapeva da tempo perché è stata obbligata a sostituire la sua presa Lightning che ormai era molto molto datata, ma non per questo l'ha sostituita perché è obbligata a farlo, anche se ormai era rimasto l'unico dispositivo l'iPhone ad usarla, perché comunque negli altri dispositivi Apple era già stata sostituita. Però Apple guadagnava tanti soldi sui venditori di terze parti che costruivano accessori e cavi che utilizzavano la presa Lightning e dovevano per produrre appunto questi dispositivi pagare una percentuale ad Apple, ed è per questo che Apple ha trascinato la sua presa Lightning per un periodo così lungo e non l'ha sostituita prima di adesso, dove comunque è stata obbligata perché ci deve essere un'unificazione di prese Type-C su tutti i dispositivi che è stata imposta appunto ai costruttori. E con questa presa Type-C Apple ci ha dato delle sorprese, secondo me, delle sorprese che negli altri ovviamente competitor, negli altri marchi sono cose normali, ma per Apple, secondo me, per quanto Apple sia chiusa nella sua mentalità e non voglia avere i suoi prodotti che vengano condivisi con altri dispositivi, questa volta stranamente ci ha dato la possibilità di farlo. Allora, la presa Type-C introdotta negli iPhone Pro è la versione USB 3, quindi non è il top delle Type-C, dove ovviamente il top è la Thunderbolt, ma qua non è stata introdotta, è stata introdotta nella versione Pro una USB Type-C 3, mentre nella versione 15 del loro iPhone, quindi non nella versione Pro, è stata introdotta la Type-C versione 2, quindi una versione di Type-C molto molto inutile, nel senso che non fa né più né meno di quello che faceva prima la sua presa Lightning. Mentre qua con questa versione 3 ovviamente non è la Thunderbolt, perché la Thunderbolt sicuramente la introdurranno l'anno prossimo nel 16, e poi invece questa Type-C 3 introdotta nel Pro la introdurranno nella versione 16 non Pro. Quindi ci sarà questo giochino ovviamente sempre a scalare che Apple fa ogni anno. Quello che vi stavo per dire però è che con questa presa Type-C potremmo fare delle cose che fino a poco tempo fa chi conosce il mondo Apple sa che erano praticamente impossibili, e Apple difficilmente ci concedeva di fare cose di questo tipo, sia per un limite magari della sua presa, ma anche proprio perché Apple ha una mentalità abbastanza particolare. La prima pazzia di Apple collegata alla presa Type-C è questa, anche se questa prima parte non sarà sconvolgente, comunque è una novità, è poter ricaricare un altro iPhone, ma fino a qua niente di sconvolgente, nel senso che colleghiamo la nostra presa Type-C al nostro iPhone 15 Pro, collego la presa Lightning a un altro iPhone e adesso vedete
che l'iPhone è andato in carica, quindi l'iPhone collegato al mio 15 Pro Max è andato in carica, anche se lui è quello con la carica massima, il mio 15 Pro andrà a caricare l'altro iPhone. E fino a qua, ok, novità, ma niente di sconvolgente, perché comunque iPhone con iPhone Apple ci ha sempre detto sì, si può fare un po' tutto quello che si vuole. Ma la cosa che invece rimane sconvolgente cos'è? Che se io vado a collegare una presa Type-C al mio iPhone 15 Pro Max e vado a collegare uno Xiaomi, guardate cosa succede. Qua abbiamo lo Xiaomi che ha l'80% di batteria, qua ho il mio iPhone che ha 76%, e guardate cosa accade, che lo Xiaomi è andato in carica anche lui. Quindi anche se colleghiamo un dispositivo Android, questo viene ricaricato da un iPhone, quindi anche questa è una cosa incredibile per Apple, comunicare con un dispositivo Android. Però vedete che adesso con l'introduzione della presa Type-C è possibile fare anche questo, non ha messo un blocco software Apple per andare a bloccare questa funzione, perché comunque queste funzioni che stiamo vedendo adesso ovviamente sugli altri marchi, sugli altri dispositivi Android è possibile già fare, non è una novità. Però pensavo che Apple magari andasse a bloccare a livello software queste funzioni. E poi un'altra cosa interessante, che sempre tramite la presa Type-C abbiamo la possibilità, andando a collegare un cavetto come questo, quindi avremo un cavetto con presa Type-C da questa parte, mentre da questa parte una presa HDMI, andandola a collegare al nostro iPhone e collegando la parte della presa HDMI a un monitor, avremo la riproduzione del nostro iPhone direttamente in un televisore o in un monitor. Anche questa è una novità assoluta di Apple, che ci dà questa possibilità di collegare un monitor esterno al nostro iPhone senza utilizzare AirPlay, che comunque ha dei limiti a livello di prestazioni, mentre avendo la possibilità di utilizzare questa presa Type-C 3, anche se non è la Thunderbolt, ma andando comunque a 10 megabit al secondo, ci dà comunque la possibilità di trasmettere in maniera fluidissima ad alta risoluzione in un monitor, è tanta tanta roba appunto questa possibilità. Gli altri dispositivi già lo fanno, però Apple ci ha dato questa possibilità che secondo me non era così scontata per quanto riguarda appunto la mentalità Apple. E come ultima cosa, sempre introdotta con la presa Type-C, che mi ha sorpreso davvero tanto, è la possibilità, se registriamo i video in ProRes, quindi andando ad attivare la modalità ProRes quando registriamo un video, e questa funzione ovviamente è solo per i pro, come dice la parola stessa, perché ragazzi in full HD andremo ad occupare circa 1,7 giga per un minuto, mentre se utilizziamo il 4K sempre in ProRes addirittura andremo a occupare circa 7 giga per un minuto, cioè veramente una cosa fuori di testa. Allora, questa modalità ProRes, ovviamente questa modalità ProRes è appunto per questi video in cui si ha la possibilità di andare a modificare appunto quello che è il video stesso, quindi la color correction, andando a migliorare il file video che abbiamo, ma bisogna ovviamente essere dei professionisti, se no innanzitutto non ci serve e poi andremo magari a peggiorare, non a migliorare. Però questo tipo di registrazione, che era già disponibile anche nella versione 14 Pro, però aveva appunto questo limite delle dimensioni di questi file, e quindi chi acquistava l'iPhone per questo motivo doveva acquistare sicuramente una versione con un tera per poter almeno utilizzare questa versione ProRes. Ma adesso invece anche i professionisti hanno la fortuna e la possibilità, andando a collegare un hard disk esterno come vediamo adesso, quindi un hard disk tipo questo della SanDisk, un SSD, se io vado a collegarlo vedete che adesso qua sotto apparirà la scritta USB C. Cosa vuol dire? Che adesso lui non registrerà più nella memoria del nostro telefono, ma registrerà nella memoria che abbiamo messa noi esterna, quindi in questo SSD. Però questo SSD non è un Thunderbolt 3, per quello che è compatibile con questo smartphone e con questa presa Type-C, perché come abbiamo detto qua abbiamo la USB 3, che è quella che è installata ovviamente in questo hard disk esterno. Se io vado a collegare invece, sempre nella stessa modalità ProRes, un hard disk esterno come questo, che però utilizza la Thunderbolt 3, quindi la USB Type-C più prestazionale, quella che sicuramente verrà installata l'anno prossimo nell'iPhone 16 Pro, guardate cosa succede. Se io collego lui, mi esce questa bellissima scritta: non è possibile usare l'accessorio Thunderbolt, gli accessori Thunderbolt non sono supportati su questo iPhone.
Capite che questa è la dimostrazione appunto che qua non è stata installata appunto una porta Type-C Thunderbolt. Però anche questo è un aspetto nuovo per Apple, la possibilità di andare ad attaccare un hard disk esterno, che ovviamente, come abbiamo detto anche prima, per quello che sono gli altri marchi produttori di telefoni non è una novità, ma per Apple sicuramente sì, anche perché la versione Pro Race per quanto riguarda la qualità video, questa versione assurda per i professionisti dell'editing, era già disponibile appunto anche l'anno scorso, però non si poteva attaccare un hard disk esterno, quindi obbligavano l'utente che voleva utilizzare appunto questo formato ProRace a acquistare una versione di iPhone con tantissima tantissima memoria. Mentre adesso anche questa cosa non è stata bloccata da Apple, dando magari un blocco alla porta Type-C a livello software, ma ci dà la possibilità di utilizzare un hard disk esterno. E sicuramente per chi usa questo sistema di registrazione e fa editing video professionale o super professionale, sicuramente qualcosa di utile ed interessante. Quindi ragazzi, queste sono appunto le novità pazze di Apple, che non sono delle novità per gli altri produttori, ma sicuramente per Apple sì, e soprattutto per Apple per quanto riguarda la sua mentalità, il suo modo di vedere i suoi dispositivi. Quindi ragazzi, vi aspetto qua sotto nei commenti, dite la vostra, magari non il classico commento da bar per quanto riguarda Apple, perché vabbè, su quello è facile dire uguale all'anno scorso, non è cambiato niente, costano un sacco di soldi, tutte queste cose che, ok, però lasciano tutto il tempo che trovano, perché alla fine, se loro i prodotti li vendono, probabilmente qualcuno che li compra, compreso me, c'è. E io dico che al giorno d'oggi comprare uno smartphone di livello top, che di qualsiasi marca, prima di cambiarlo, secondo me devono passare almeno 3-4 anni, perché altrimenti non c'è realmente nessun cambiamento importante da andare a motivare l'acquisto di un nuovo smartphone top di gamma da un anno all'altro. Ma questo vale per Apple, ma come per qualsiasi altro marchio, che sia Samsung, che sia Xiaomi, che sia Huawei. Cioè veramente, secondo me, quando si acquista il top di gamma di ogni brand, quel top di gamma deve rimanere nelle nostre mani almeno un 3 anni barra 4, perché comunque solo lì allora si vede un po' il cambiamento. Infatti io sono passato adesso dal 12 al 15, però non è che ogni anno passo all'iPhone nuovo adesso come adesso, perché comunque non ha senso, non c'è uno stravolgimento da un anno all'altro. Veramente le migliorie sono poche, da non giustificare una spesa così alta ogni 365 giorni. Quindi ragazzi, se questo è il mio video dove vi ho portato la pazzia di Apple vi è piaciuto, l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante prime, spoiler, tantissime cose arrivano sul mio profilo Instagram, quindi vi invito a seguirmi lì. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale, ma soprattutto iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao e al prossimo video!